Siamo qui per utilizzare un drone che è un aeromobile a pilotaggio remoto ed è regolamentato dalle leggi di ENAC, l'ente nazionale aviazione civile, dove io sono esaminatore ENAC al centro addestramento incontrato Livola, che sarebbe l'aeroclub di Benevento. Questa attrezzatura è una tecnologia che aiuta al corpo della polizia locale di ottimizzare quelle che sono, diciamo, oltre, diciamo, le ricerche di un incidente, ma anche di ottimizzare i tempi di consegna del documento dell'incidente, del sinistro, anche sull'aspetto infortunistico. Viene utilizzata questa tecnologia in ambito per quanto riguarda ricerche di persone disperse, discariche, edilizia abusiva, insomma tante applicazioni. E questa mattina stiamo appunto facendo una simulazione di un incidente stradale, dove ci sono i piloti formati dal centro addestramento di Benevento, dove stanno appunto utilizzando questa tecnologia. Questa mattina siamo probabilmente con il corpo di polizia municipale più innovativo d'Italia, lasciatemelo dire. Ho trovato grande preparazione, grande competenza dal punto di vista teorico ed operativo, ma soprattutto grande entusiasmo e grande energia. L'attività che stiamo sviluppando è un'attività di acquisizione dati per un ipotetico sinistro stradale e che consentirà al corpo della polizia municipale di poter efficientare le risorse sul campo. Significa portare a casa dei risultati allo stesso modo, con la stessa accuratezza che era utilizzata precedentemente, con un'efficienza nello sviluppo delle elaborazioni che consente al corpo di poter sviluppare più attività di quelle che normalmente vengono messe in campo. È una procedura che tecnicamente è molto semplice da acquisire, ma richiede grande energia, visione e soprattutto voglia di innovarsi e rimettersi in gioco. Da questo punto di vista io credo che questo comando abbia dato sicuramente di essere all'avanguardia. Noi vogliamo essere al passo coi tempi, naturalmente, quindi l'informatica, l'innovazione ci deve aiutare tanto nella rilevazione degli incidenti stradali, dove molte volte si perdono delle ore per fare i rilievi, invece con questo sistema, insomma, parleremo di alcuni minuti per i rilievi, naturalmente, al netto poi della documentazione che deve essere acquisita. Lo studio poi si fa sempre in ufficio, questo è ovvio, ma questa formula che ci viene proposta potrà essere utilizzata anche nel campo ambientale, nel campo edilizio, per scoprire eventualmente delle violazioni specifiche che non si riuscirebbero a fare. Basta pensare ad un luogo chiuso, un luogo dove ci sono degli steccati dove non è possibile accedere. Con questo sistema noi potremo accedere, naturalmente rispettando la privacy e la proprietà privata. Abbiamo un drone solamente che non è utilizzato attualmente e dobbiamo acquistare la tecnologia per poter fare questo tipo di rilievi, quindi è una proposta che ci viene fatta stamattina, adesso la analizzeremo e poi con i proventi del 208, dell'articolo del codice della strada che permette di acquisire delle attrezzature utili al funzionamento e all'efficientamento del corpo, decideremo, naturalmente dopo aver informato anche l'amministrazione, di acquisire questo software e quindi essere meglio attrezzati per queste esigenze che durante l'anno succedono. Noi rileviamo circa 300 incidenti stradali all'anno, quindi un numero importante che, se le procedure potranno essere semplificate, ci metterà nella condizione di perdere meno tempo. Stefano, a sinistra. Ah, volevo andare là.
Ho ascoltato anche alcune lamentele di chi abita questo quartiere, di chi lamenta e vorrebbe che ritornasse allo splendore del passato. Questo è comprensibile, abbiamo parlato anche col sindaco. Però ecco, è giusto le autorità, i responsabili, le autorità istituzionali, ma poi anche i singoli cittadini. Noi dobbiamo sempre entrare nell'ottica che tutti quanti dobbiamo contribuire al bene comune. Il bene comune non è appannaggio soltanto, e non mi sottraggo alle mie responsabilità, di chi ha la più grande responsabilità istituzionale via via nella scala istituzionale. Il bene comune anche i singoli cittadini possono, debbono partecipare per quanto di ragione. Ma anche l'anno scorso ho sempre detto, non è che è cambiata la realtà dei rapporti tra Italia e Francia, rimane un nostro alleato storico, un paese con cui abbiamo una tradizione di rapporti, di relazioni culturali, economiche, scientifiche. Queste cose non cambiano da un anno all'altro, insomma, non cambiano da un governo all'altro. Oggi non è giorno di polemiche, ma neppure ieri e neppure domani. Cerchiamo di lavorare tutti per l'Italia e nell'interesse nazionale. Con la liturgia eucaristica delle ceneri, antica tradizione cristiana che fa memoria del passo compiuto dai penitenti per comunicare alla comunità la propria intenzione di convertirsi, cambiare vita dinanzi a Dio, la Chiesa di Napoli, in comunione con la Chiesa Cattolica Universale, ha dato inizio al periodo della Quaresima, tempo liturgico scandito dalla preghiera, dal digiuno e dall'elemosina in preparazione al triduo della Pasqua di Passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, fonte e culmine della vita del cristiano. L'Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe, nel corso dell'omelia, ha ricordato che il nostro paese sta vivendo un momento di grande preoccupazione e sofferenza. Vogliamo unirci, ha detto, al dolore di tante persone e famiglie di alcune aree della penisola, pregando per loro che a causa del coronavirus hanno perduto la vita e per quanti sono rimasti contagiati, affidandoci alla misericordia del Signore. Prendiamo sul serio l'invito del Signore a convertirci e a cambiare o migliorare la nostra vita di fede, di figli di Dio, di fratelli in Cristo, e preghiamo con fiducia. Fa che mediante le opere di carità e di penitenza vinciamo i nostri vizi e possiamo celebrare con gioia la Pasqua del Signore. L'Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al coronavirus della 24enne studentessa casertana tornata da Milano qualche giorno fa e attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli in osservazione con un mal di gola e senza sintomi preoccupanti. Lo rende noto il direttore generale dell'ASL di Caserta, Ferdinando Russo, che spiega che sono stati posti in quarantena volontari i genitori della ragazza, un'amica della 24enne che ha fatto il viaggio da Milano e il fidanzato di quest'ultima. Per gli altri due casi si attende ancora la conferma. Uno è un tecnico di laboratorio della provincia di Salerno, attualmente ricoverato al Cotugno in isolamento. Il terzo invece è un professionista che abita nella zona di Piazza Carlo III, in quarantena in sorveglianza attiva da parte dell'ASL Napoli 1. Le notizie dei casi di positività sono stati resi noti dal presidente della regione Campania nel corso di un incontro con i sindaci di tutti i comuni in Campania riuniti nell'auditorium dell'isola C3 del centro direzionale. De Luca inoltre nella serata di ieri ha emanato un'ordinanza che prevede la chiusura per 3 giorni, cioè fino a sabato 29 febbraio, di tutte le scuole e le università di qualsiasi ordine e grado di tutta la regione Campania. L'ordinanza si è resa necessaria per consentire pulizie e disinfezione in tutti i plessi scolastici e universitari per prevenire possibili contagi di coronavirus. Le scuole e le università riapriranno lunedì 2 marzo. Dobbiamo avere comportamenti che consentano di vivere, di produrre, perché altrimenti rischiamo di aggiungere alla crisi sanitaria anche la crisi economica. Già oggi noi abbiamo dei colpi pesanti su tutto il sistema turistico campano. Dobbiamo garantire anche i servizi. Nell'incontro avuto con il governo abbiamo discusso dell'opportunità di proseguire con i concorsi, di tenere aperti le sedi degli uffici pubblici, insomma tutta una serie di misure, i trasporti pubblici non è che possono fermarsi. Allora, la materia è delicata, bisogna avere comportamenti omogenei su tutto il territorio
nazionale e regionale. Una cabina di regia univoca per andare avanti e adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio provinciale davanti all'emergenza coronavirus. È stata una riunione operativa e vivace quella che ha visto al tavolo del prefetto Russo, tra gli altri i sindaci di Minori, Agropoli, Sapri, Nocera Inferiore, Oliveto Citra, Cava, Salerno, anche con l'assessore Eva Vossa, l'assessore alla protezione civile di Eboli, Anna Rosa Sessa Perpagani, Sarno, Scafati, Praiano, il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Presenti anche i vertici delle forze dell'ordine e i rappresentanti di alcune strutture sanitarie. L'aspetto che è stato chiarito nel corso dell'incontro è che sono le ASL a dare l'input ai sindaci per le ordinanze e i provvedimenti da adottare davanti a casi di possibile contagio. Tra le decisioni comunicate, quelle di installare delle tende all'esterno dei presidi sanitari in modo da avere dei triage separati in casa di allerta per l'arrivo di pazienti sospetti. Lunedì tutti i sindaci si ritroveranno in provincia, mentre anche domani in prefettura c'è una nuova riunione operativa, questa volta con dirigenti, uffici giudiziari, per fare il punto sui comportamenti da adottare negli uffici pubblici. Abbiamo soprattutto definito i comportamenti a livello generale, confermando che, quindi proseguendo in quella linea di unificazione dei comportamenti da parte di tutti i sindaci, praticamente abbiamo confermato che le ordinanze dei sindaci saranno emesse in relazione a quelle che sono le indicazioni delle componenti tecniche delle ASL, mano a mano che si dovessero sviluppare le necessità. Abbiamo poi ragionato in merito a tante situazioni, in merito anche a tutti agli ultimi provvedimenti anche di sospensione delle attività didattiche delle scuole. Sono stati definiti molti passaggi insieme all'ASL, soprattutto di confronto molto franco ma estremamente propositivo tra i sindaci e l'ASL. Abbiamo deciso in modo tale che ci sia una forma di confronto generalizzato, di indire per lunedì mattina in una sala della provincia un incontro con tutti i sindaci della provincia, per cui a quel punto ci confronteremo a 360 gradi, ma attraverso la distribuzione di mail tante domande saranno già poste preventivamente all'ASL, in modo tale che lunedì si possano dare già delle risposte rispetto a tutta una serie di dubbi che comunque i sindaci hanno palesato. Rappresentare la vicinanza e la sinergia che c'è tra la magistratura e l'Arma dei Carabinieri e le forze dell'ordine in generale sul territorio di Ariano Irpino. Il procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, ha visitato la nuova caserma dei Carabinieri di Ariano, accolto dal colonnello del comando provinciale Massimo Cagnazzo e dal nuovo comandante di Ariano, capitano Annalisa Pomidoro. Il procuratore ha voluto fare il punto della situazione con l'Arma, ma anche con le altre forze dell'ordine che operano sul territorio per la sicurezza ed il rispetto della legalità. Un modo per confermare l'attenzione degli organi di giustizia di Benevento in un'area, quella dell'Arianese della Valle dell'Ufita, rimasta dopo la soppressione del Tribunale di Ariano senza un presidio di giustizia. In quest'area, come in alcune altre aree anche del Beneventano, ci sono molti reati predatori, quindi furti, truffe informatiche o di persona, ci sono una buona quantità anche di reati ambientali, sono quelli che sostanzialmente in quantità, e poi c'è il codice rosso, i maltrattamenti e stalking che arrivano da tutto il territorio ma anche da questo territorio in una quantità consistente. Vandalizzata la discarica messa in sicurezza di Caselle nel quartiere di Pianura. È la denuncia del consigliere comunale Marco Nonno che ieri mattina, accompagnato dal consigliere di municipalità Angelo De Falco, si è recato alla discarica per la quale da 4 anni era stato avviato il processo di messa in sicurezza attraverso un progetto che ha previsto l'utilizzo di un batterio che ha portato a crescere 100 alberi di paulonia, dove prima vi erano rifiuti e degrado. Nella notte questo luogo è stato vittima di un atto vandalico, gli alberi sono stati tagliati e spezzati e la targa che descriveva il progetto Biom vandalizzata. Il consigliere Nonno ha denunciato tutto al commissariato di polizia. Avevamo fatto crescere 100 alberi di paulonia sulla discarica che era inquinatissima.
abbiamo inoculato i batteri, abbiamo piantato gli alberi avevano attecchito, erano tutti quanti pronti per sbocciare. Stamattina sono passato per controllare come stavano gli alberi piantati e ho trovato praticamente tutto distrutto. La mia preoccupazione è che non si vuole far andare avanti con certi progetti che non costano altro che impegno, dedizione e voglia di bonificare aree completamente abbandonate. Il mio dito d'accusa, la mia accusa è nei confronti della Camorra ovviamente, perché la Camorra per anni ha cercato di sfruttare quest'area per sversare di tutto. La mala politica e anche qualche avversario politico, ma la cosa più vergognosa appunto è che la comunità dei Pisani, di Pianura, che questa comunità venga privata di una opera che ne portava soltanto, che avrebbe portato solo benefici. Io sono molto arrabbiato, ma sono sicuro però che dopo la nostra denuncia qualcosa verrà fuori, il colpevole verrà preso. I finanzieri del GICO hanno arrestato 8 persone appartenenti a un'organizzazione dedita al traffico internazionale di tabacchi lavorati esteri dall'est Europa all'Italia. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea, miravano a ricostruire l'operatività di un gruppo criminale che avrebbe avuto contatti con analoghe organizzazioni in Grecia. Gli indagati hanno sperimentato differenti rotte per l'importazione dei tabacchi di contrabbando in Italia e anche diversi sistemi di occultamento dei carichi. In un'occasione, per esempio, sono stati scoperti pacchetti di sigarette nascoste all'interno di un carro ponte di tipo industriale. Per quanto riguarda gli itinerari, la merce proveniente dall'est Europa sarebbe stata introdotta in Italia via mare dalla Grecia a bordo di auto articolati stranieri e occultata tra carichi di copertura sempre diversi. Una volta sbarcati in Italia, nei porti di Bari o di Brindisi, gli autotrasportatori dirigendosi verso Napoli avrebbero utilizzato delle staffette per verificare l'assenza di posti di controllo della polizia lungo il percorso. In base agli elementi raccolti nel corso delle indagini, a seguito dei numerosi sequestri subiti, il sodalizio avrebbe poi successivamente mutato il proprio modus operandi, facendo giungere i carichi esclusivamente via terra, in depositi nelle province di Parma e di Bologna, optando per un frazionamento delle spedizioni dall'Emilia Romagna a Napoli per ridurre il rischio di grossi sequestri. Nel corso di tutta l'investigazione, complessivamente sono state sequestrate oltre 30 tonnellate di sigarette e sono state arrestate in flagranza di reato 10 persone. Subito il mercato ad Avellino nel rispetto della decisione dei giudici del TAR. Gli ambulanti tornano alla carica e dopo la conferenza stampa del sindaco rilanciano con una doppia diffida inoltrata al primo cittadino e al prefetto. A inviarla è l'ANA, l'Associazione Nazionale Ambulanti. Si invitano il sindaco ed il prefetto di Avellino a non impedire la ripresa del mercato in piazza degli Irpini già da sabato prossimo, in ottemperanza del decreto emesso dal TAR della Campania che ha sospeso l'ordinanza di spostamento del mercato in Campo Genova, si legge nella nota. Vogliamo augurarci che il sindaco di Avellino non si lascia andare ad ulteriori, inutili polemiche ed offese alle associazioni ed agisca finalmente con senso di responsabilità, salvaguardando il diritto al lavoro di circa 300 ambulanti che sono stati privati dell'esercizio delle loro attività nei mercati del martedì e del sabato dagli inizi di gennaio, conclude l'associazione. Il sindaco però sul punto è stato categorico, Campo Genova o niente, le sue parole di ieri, rimarcando il fatto che anche il piazzale dello stadio, divenuto nel frattempo nuovo capolinea dei Pullman, non avrebbe mai avuto l'autorizzazione sanitaria dell'ASL, così come tra l'altro Campo Genova. Il sindaco dunque non ha aree disponibili per far svolgere il mercato, un capolavoro di amministrazione creativa. E prima che ci definisca rosiconi, gli facciamo notare che a rosicare parecchio sono i clienti del mercato, i suoi cittadini, la sua gente che da 2 mesi non ha possibilità di fare acquisti, una condizione che si protrarrà almeno fino al prossimo 18 marzo, per sua volontà. Il sovrappasso ferroviario di Boiano collega la piattaforma della stazione con i binari 2 e 3. Iniziati lo scorso ottobre, i lavori per la costruzione della infrastruttura si sono conclusi nella prima decade di dicembre. 2 mesi, per i tempi medi di realizzazione di opere pubbliche vigenti in Italia, sono un lasso di tempo che fa pensare ad una certa efficienza. In realtà, a veder meglio, ecco che vien fuori l'incompiuto che non ti aspetti o che, in riferimento a quanto appena detto, forse sì, ti aspetti proprio. Mancano gli ascensori in grado di far salire e scendere da quel sovrappasso persone in carrozzella o comunque con difficoltà di deambulazione. Per questi viaggiatori i disagi sono aumentati da quando il treno che percorre la tratta Campobasso-Roma ha preso a viaggiare prevalentemente sul secondo binario. A lamentare le difficoltà vissute in prima persona, Marco Sallusti, padre di un ragazzo disabile che ai nostri microfoni dice degli ulteriori ostacoli cui deve far fronte in quella stazione chi è costretto su una carrozzella.
Non ci sono gli ascensori, saranno gli ascensori, se va in opera tutto come sarà ci vorrà un anno, due anni, ma noi non possiamo aspettare per avere accesso al secondo binario. Poi ci sono i bagni che predisposti per i diversamente abili, ma sono chiusi. C'è un ingresso che hanno messo una struttura che rende difficoltoso anche l'accesso alla stazione, cioè mi sembra una cosa un pochetto assurda fare le cose così. Inizialmente la prima settimana c'era un servizio di alcuni dipendenti del treno che aiutavano le persone anziane a passare e andare dall'altra parte con le valigie e via dicendo. Dopo una settimana sono andati via e oggi attualmente vieni qua e non c'è nessuno, di conseguenza non mi sembra una cosa normale e giusta. Il problema principale è proprio quello di non poter far attraversare ragazzi e persone adulte anche con carrozzine, con le valigie stesse, e questo è un disagio che comunque potrebbe essere, ripeto, abbattuto immediatamente, facendo sì che il treno, invece di fermarsi al secondo binario, che ormai è usuale che il treno si fermi solo al secondo binario, capita davvero di rado che il treno si fermi al primo binario, quindi se ci fosse una costante del primo binario questa cosa potrebbe essere tranquillamente alleviata. Ma ripeto, chiediamo con forza che RFI adegui al 100% questa stazione e la renda funzionale. Ho detto che probabilmente l'avremmo persa, perché giocare un primo tempo del genere, consentitemi, voi giornalisti importanti avete fatto la Serie A, la Serie B, quantomeno i meno giovani, io non penso che prestazioni del genere le avete viste. E non è la prima volta che l'Avellino gioca così, eh? È normale che un allenatore, mi rivolgevo al direttore e magari me la prendevo con lui perché non sapevo con chi dovevo sfogare quando sbagliava. Lui mi diceva sta tranquillo che facciamo gol. È dura, però ho detto di stare tranquilli. Ho fatto secondo me una bella cosa. Ho messo Ferretti vicino ad Albadoro ad andargli sotto per aprire Celiac, e quindi ve ne siete accorti perché siete giornalisti importanti, e lì però onestamente non c'è stata mai partita, cioè se fosse finita 5-0 penso che sarebbe stato il giusto risultato. Io voglio ringraziare solo i ragazzi, non pensavo che potessero fare una partita del genere, ero convinto che avremmo fatto una grande gara. Dopo due giorni fare una prestazione del genere, onestamente li abbiamo annichiliti, cioè mai una palla lunga, sempre fraseggio, sempre dai e vai, sempre giocate predeterminate, non ci hanno fatto un tiro in porta se non all'inizio. È normale che poi metti una palla lunga, lavori male su una preventiva su Diop e rischi anche di prendere pericolo. E la vittoria del gruppo, di questi ragazzi che ho il piacere e l'onore di allenare, che tante volte li tratto anche male, perché un figlio deve essere trattato così, però sono contento per la prestazione, sono contento per il risultato, sono contento per tante cose, quindi penso che partite del genere, mi dispiace per il mio popolo, per la mia gente che non ha potuto assistere ad una prestazione del genere, però noi abbiamo lottato anche per loro. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì il fronte freddo scivolerà verso i Balcani, interessando ancora le regioni meridionali. Tempo in miglioramento invece al centro-nord con un promontorio ad alta pressione, ma si avvicina una nuova perturbazione atlantica dal nord-ovest dell'Europa. Andiamo a vedere la copertura nuvolosa che ci mostra appunto il fronte ancora attivo sulle regioni meridionali, mentre andrà liberando quelle centrali. Tempo già soleggiato invece sulle regioni del nord Italia.
Entriamo nel dettaglio previsionale che ci mostra dunque tempo instabile al sud con piogge e rovesci sparsi soprattutto in mattinata, in progressivo esaurimento dal pomeriggio. Tempo più soleggiato anche al centro-nord con residua variabilità tra Umbria, Lazio e Abruzzo, ma anche qua con tempo in netto miglioramento già entro l'ora di pranzo. Le temperature sono previste in calo sulle regioni meridionali, in aumento invece al centro-nord.